Oggi iniziamo con tre facili esercizi, facili relativi. Oggi iniziamo con tre esercizi, ok? Con il concetto di attivazione, quindi rimanere attivi, cioè senza stancarsi, senza sudare, però fare qualcosa che ci fa stare attivi, ok? Tu pensa che non ce n'è bisogno, però per chi sta a casa adulto diventa si ammoce. Ah, perché già stai facendo questo? Ah, già lo sai questo esercizio? No, facciamo prima il plank. Allora, si chiama così, ci si mette, mettiti di qua tu, mettiti qua, ok. Ci si mette sdraiati, ok, così, fa freddo, con i gomiti sotto le spalle, gli occhi devono guardare i pugnetti, così, ok, metti il mento così, guarda, in questa maniera qua, ok, questa posizione qua, ok, poi devi tenere sul sederino, in questa maniera, vai, tiri su e tieni, 10 secondi, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 e 1010. Giù. Ok. Allora, il concetto è quello di allineare. Dovresti allineare. Ritirati su, rimetti giù e ritirati. Allineare. Tirati su. Vai, tieni su che ti spiego. Ok, no, un po' più giù. Guarda la testa così. Questo così. Devi riuscire a fare così. Ok? Eccolo qua. Questo 10 secondi e lo fai per 3 volte, anche se l'hai già fatto, vanno ripetuti. La mia intenzione è quella di domani di farne un altro e aggiungere un esercizio alla volta, comunque senza coinvolgere troppo tempo, poco ed efficace. L'altro esercizio è il tavolo, quello che stai facendo prima, il tavolino rovesciato. Allora, si mette seduti con le gambe in questa maniera piegate. Questa fare un po'. E non è un ponte, no? È una via di mezzo, è proprio semplice del ponte, così. Brava, e tiri su il sedere in maniera da allineare le ginocchia, il sedere e la testa. La testa guardi verso il soffitto, guardi in alto e tira giù il mento. Guarda. Questo qui sempre 10 secondi, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. 1008, 1009 e 1010 giù. Però tu l'hai fatto una mano, non l'hai sbagliato. Allora, correggiamo. Mettiti qua, ok. Mettiti il braccio così. Ok, devi stare dritta. Così. Così. Ora guarda in alto e giù il mento. Tira su. Il palmo deve toccare per terra, anche questo, così. Tira su. 1001, 1002, 1003, 1004 in alto. Tira dietro il mento, tiralo qua al mento, tira dietro il mento e guarda in alto il soffitto e tira dietro il mento. Ok, questo, bravissimo. Ok, il terzo esercizio, qual è? Facciamo un po' di movimento di riattivazione delle gambe, la rana, lo so. Sembrano esercizi, diciamo, tra virgolette, troppo stupidi, troppo semplici, ma sono fondamentali. Ah, il recupero di ogni esercizio, noi facciamo 10 secondi, e il recupero è almeno un minuto, quindi in realtà fa fede il recupero totale, uno non si deve stancare a farlo, ok? Ora, la rana è seduti sui piedi, in questa maniera così, ok? Poggi le mani a terra, appoggia anche il palmo. Ok, porti le spalle allineate sulle mani, un po' più avanti, ok? E poi fai su e giù col sederino, senza toccare, senza andare troppo giù, piano piano così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ritorniamo giù e stiamo. Questi sono comunque tutti esercizi, cioè questo rientra fondamentalmente negli esercizi di riattivazione dell'elasticità e dell'utilizzo delle articolazioni, quindi caviglia, tutto il piede che lavora in espansione, lavora bene, e le ginocchia. Fanno male le ginocchia, io ho tre operazioni alle ginocchia, non è gravissimo se noi siamo sotto controllo e lo alleggeriamo, proprio il fatto di mettere le mani avanti è proprio per alleggerire la gravità sulle ginocchia. Ovviamente se state così un'ora vi può far male, quindi non ci state. Vogliamo fare le correzioni di questo, mettiamoci di profilo, mettiti qua di profilo, ok? Mettiti a rana. No, qua, così. Ok,
Ok, metti le mani in mezzo alle gambe, in mezzo. Oh, questa è la rana. Appoggi le mani così. Ok, ora guarda le mani. No, non devi mollare la testa. Non devi mollare la testa, così. Guarda, la testa guarda così, ok? Ora tira su un po' col bacino il sederino. Ok, ora da così, con le spalle in avanti, fai su e giù, vai su, giù, su, senza sbattere. Ora un po' più su, così. Da così fai su, giù, su, giù. Su, giù, non devi, amore, devi tenerlo su sto sedere. Uno, due, tre, no, stai sbattendo. Allora, questo è l'errore classico, uno va giù, va a battuta, non devi toccare, guarda qua, non sta toccando. Questo è toccato, quindi tu ti alzi un po' e lavori così. È sempre in tenuta. Non vai a sbattere, perché quello fa male alle ginocchia. Invece il muscolo è sempre attivo, devi sempre tenere. Questo è, hop. Ok? Un po' più basso, ok, e la testa pure un po' più tenuta. Vabbè, a domani. Fammi vedere il video.